Signore consigliere e signori consiglieri, io preferisco chiamarvi tutti consiglieri, quindi non farò gaffe tra onorevoli e presidenti presenti. Innanzitutto un impegno di metodo che mi sento di prendere in quest'Aula, perché ho ascoltato degli argomenti che francamente condivido. Li ho ascoltati sia dalla maggioranza che dall'opposizione, che non possono essere imputati a questa manovra, perché dobbiamo essere tutti quanti corretti nel riconoscere che questo bilancio è un bilancio particolare. Noi l'abbiamo approvato il 30 aprile, si stava già praticamente in campagna elettorale, nessuno ha detto le difficoltà enormi che la normativa nazionale ormai dà ai comuni e alle città metropolitane per fare i bilanci, poi ci ritornerò sui tempi della tempistica e altro. Non è questione che il prefetto mette dentro alla tasca di nascosto la diffida, perché quelli sono atti pubblici, sappiamo tutti che se non approviamo il bilancio determinati entro i prossimi giorni, e poi c'è anche un tema che prima si approva il bilancio, prima si dà fiato alle cose che voi già avete detto e che qui non ripeto, e sappiamo tutti che la vera manovra di bilancio, per le ragioni che ha detto l'assessore Palma prima e poi comunque anche su questo ci ritornerò, sarà la manovra di novembre, non solo, ma che sarà anticipata da un intervento a settembre, perché questa amministrazione ha preso l'impegno e vuole mantenere di uscire nel 2016 dal piano di riequilibrio. E novembre non è solo il bilancio del 2017, che per la prima volta sarà approvato prima che inizi il 2017, ma sarà il bilancio pluriennale. Allora là il sindaco oggi, in pieno agosto, in un'aula calda, prende un impegno che non si può arrivare a novembre come oggi è arrivato l'assessore Paolo, non per colpa sua, ma per situazione assolutamente necessità, perché ci potete dare atto che da quando abbiamo vinto le elezioni non ci siamo fermati un giorno, e per arrivare a questo risultato, che tecnicamente e politicamente è un risultato eccellente, non si poteva che arrivare in affanno. Ma l'assessore Palma sa, lui per primo, che la musica sarà completamente diversa dal 1° settembre in poi, perché noi siamo perfettamente consapevoli che il ruolo dei consiglieri, perché democraticamente eletti dal popolo e quindi rappresentativi di interessi meritevoli di tutela, cominciare dal sindaco. Sentivo dire qualcuno: siamo stati eletti perché la gente ha fiducia in noi. Assolutamente d'accordo, innanzitutto la gente ha avuto fiducia in sindaco, che è stato eletto e ha vinto le elezioni. Quindi io mi faccio garante di questo metodo, che è il metodo che porterà ad ascoltare il vostro contributo, ma non solo nelle commissioni. E qui apro e chiudo una parentesi. Io mi auguro che le commissioni, senza nulla togliere al lavoro che è stato fatto nella prima sindacatura, ma si deve volare più in alto, come diceva prima qualcuno che mi ha preceduto, le commissioni sono un ruolo troppo importante. Io ho salutato con molto favore le elezioni delle commissioni, segno che si è lavorato in questi giorni, il presidente, l'ufficio di presidenza, le commissioni, le riunioni, non è che siete stati e siamo stati a pettinare bambole, a fare trattative o a fare altre cose che ho sentito evocare in quest'Aula e sulla quale, sulle quali poi ci ritornerò. Quindi c'è da fare un lavoro innanzitutto con le commissioni, c'è da fare un lavoro innanzitutto con la maggioranza che sostiene questa amministrazione, ma c'è da fare un lavoro anche. Quindi noi come dire, continuiamo a ragionare nella direzione che vogliamo auspicare, anche se ho ascoltato con molta attenzione la rigidità con cui alcuni interventi di consiglieri delle opposizioni si sono mossi, piccati dall'atteggiamento oggi dell'amministrazione e della maggioranza, ma noi ritorneremo su questo punto, ritorneremo perché crediamo che la vera manovra di bilancio con cui si andrà a valutare i primi atti della nostra nuova sindacatura sarà quella di novembre. Quindi su questo il metodo deve essere diverso, deve essere diverso innanzitutto anche al nostro interno, che voi non vi crediate, ma anche al nostro interno non è che ci sia stata una discussione ampia in questi giorni, quindi parliamo proprio in modo aperto. Quindi la manovra da settembre a novembre noi l'abbiamo già scansita con degli atti che sono partiti o partiranno in queste ore. C'è una procedura che porterà al più tardi per il 15 dicembre, quindi prima di Natale, l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale. Questo è un obiettivo che ci dobbiamo prendere, noi e la maggioranza, ci auguriamo, col contributo costruttivo, critico, autonomo, quello che vorranno fare, saremo noi poi che dobbiamo essere bravi a dimostrare che sappiamo aprire a un dialogo costruttivo con l'opposizione. Quindi questo non è un bilancio politico vero e proprio, sì, ci sono delle cose importanti, l'avete detto anche prima, è un bilancio sostanzialmente di mantenimento, di continuità, che ci avvicina
E io prendo già un impegno, non ci sarà nessun settore strategico, alcuni sono stati evocati ma non tutti, che subirà alcuna contrazione. Cioè quello che magari non si vede nitidamente in questo bilancio che stiamo approvando troverà accoglienza politica e istituzionale a settembre, cioè non ci sarà nessun servizio essenziale della nostra città che subirà alcuna contrazione a seguito di questa manovra, nonostante gli ostacoli continui che anche il legislatore ci sta mettendo. Allora, siccome noi stiamo per iniziare una grande campagna di difesa e attuazione della Costituzione, io ricordo a me stesso che cosa è sancito nell'articolo 3, seconda parte della Costituzione. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, che di fatti rendono non uguali tutti i cittadini. Quindi io considero un ostacolo tante norme che sono state messe in campo in questi anni. Allora noi dobbiamo intraprendere una grande battaglia, perché qua non è questione del re nudo, qua noi siamo nudi perché ci hanno lasciato nudi per 5 anni, ma siccome quando sei nudo, caro consigliere Brambilla, quando sei nudo cogli anche l'opportunità, come ci diceva Einstein, nudo o ti schiattano per terra nudo o raggiungi talmente la sofferenza che provi a rialzarti. Allora qua ci voglio ritornare. La nostra amministrazione può essere criticata ed è giusto che sia criticata, l'avete fatto in modo duro in campagna elettorale, lo avete fatto oggi, lo rifarete domani, ma noi abbiamo contrastato una critica forte che ci veniva fatta nella prima parte della nostra sindacatura. Il sindaco non ha una visione politica. Guardate, noi l'abbiamo talmente forte la visione politica che hanno talmente innalzato quegli ostacoli di cui parlavo prima per ostacolare un progetto politico completamente alternativo. Lo vogliamo elencare a titoli come se fosse un telegiornale di coda la visione politica di questa amministrazione? Vogliamo dire che è l'unica amministrazione comunale, nonostante i tagli, nonostante gli ostacoli, nonostante gli attacchi, che non ha rinunciato a ritenere che i servizi costituzionali essenziali siano pubblici? Vogliamo ricordare che è l'unica città d'Italia che ha attuato il referendum sull'acqua pubblica? Vogliamo ricordare che non abbiamo consentito che si aprissero nuove discariche e inceneritori? Vogliamo ricordare che non abbiamo privatizzato il trasporto pubblico? Vogliamo ricordare che abbiamo internalizzato il patrimonio? Vogliamo ricordare che abbiamo bonificato, e visto che qualcuno entra nell'aula dicendo che sarà il nuovo bonificatore, io mi auguro che invece ci aiuti a essere sempre più bravi, ma oggi se c'è da bonificare qualcosa, forse c'è da bonificare la città di Roma, che mi pare che a livello dei rifiuti è stato poco inguaiato. Quindi questo lo dico per, non perché noi siamo, e vengo alla seconda parte, il paradiso e l'Eden, perché noi abbiamo tante sofferenze, abbiamo tanti limiti, abbiamo fatto anche degli errori e quindi abbiamo bisogno oggi di chi viene con l'entusiasmo nuovo, magari, ecco, espungendo quella logica del purificatore, del bonificatore, del depositario dell'etica pubblica, ma bene chi venga a controllare, chi venga a pungolare, chi ci aiuti a crescere, perché Luigi De Magistris e la sua maggioranza non sono i depositari della verità, non sono i depositari del giusto in assoluto, sono i depositari di gente che da 5 anni si è caricata una città complicata, la si è caricata senza soldi, con 1,5 miliardi di debito, con gli 850 milioni di disavanzo, con i creditori pagati a 4 anni. Io ho apprezzato del discorso di Palma soprattutto la prima parte. Guardate, l'assessore Palma ha fatto una fotografia del livello di attacco che è stato mosso alla città di Napoli, ma aggiungo a tutte le città più importanti. In Anci, lo voglio dire qua, l'Anci anche deve cambiare, l'Anci è stata debole. Forse se Fassino ha perso le elezioni a Torino, voglio entrare in dinamiche che non ci interessano, perché non bisogna essere subalterni. La città di Napoli può avere 1000 difetti, cari consiglieri tutti, di maggioranza e opposizione, ma in questi 5 anni non siamo stati subalterni a nessun partito. Non abbiamo avuto guinzagli nei confronti dei governi nazionali, nei confronti dei patti di stabilità, del fiscal compact, di Maastricht, e forse siamo stati premiati proprio per l'autonomia, l'onestà, il coraggio, la libertà. E insomma, voglio dire, queste sono tematiche importanti. Allora noi oggi siamo impegnati insieme a voi per migliorarla la città, perché mica noi siamo, come dire,
intellettualmente disonesti. Noi se usciamo per la città ci rendiamo conto che ci stanno ancora cumuli di erbacce che sono inaccettabili, che c'è un trasporto pubblico su gomma che non è accettabile. Poi però se ci vogliamo interrogare, visto che qua abbiamo anche forze politiche presenti in regione, presenti nel governo nazionale, siamo onesti fino in fondo. Dove abbiamo sbagliato lo riconosceremo, ma vediamo anche che qua non ci arriva un euro di finanziamento regionale e nazionale, che ci dobbiamo andare a prendere ogni volta con le mani e con i denti, andremo, guardate, perché sta storia che noi amma soffrire ore e nudo senza, veramente senza un abito addosso e senza soldi, io mi sono poco scocciato, ve lo dico sinceramente, perché governare altri 5 anni in questo modo, vogliamo parlare del decreto enti locali dove è stata messa la fiducia? Vogliamo vedere come stanno lasciando le città metropolitane senza soldi, senza utilizzare l'avanzo, senza pagare i salari accessori ai dipendenti, tagliando tu, ma come si governano? Allora poi si viene qua, si fa la prosopopea, l'edilizia scolastica, le strade, ma andiamoci a vedere le leggi, scusate, e andiamo a vedere anche chi c'è stato al nostro fianco in questi 5 anni. Io lo voglio dire con sincerità, da quando viaggiamo insieme abbiamo avuto qualche parlamentare di Sinistra Italiana, bontà sua, che accende qualche lumicino ogni tanto, ma non è che in questi 5 anni abbiamo visto tutti questi innamorati della città che si sono fatti vedere e ha dato una mano alla città. Oggi si parla di ostruzionismi, di barricate, di però noi qualche barricata l'abbiamo fatta ed eravamo soli con un signor presidente Pasquino, anche della sua età, di un'estrazione moderata, che è venuto con noi a Piazza Montecitorio. Qualcuno ha parlato di ribellione, di disobbedienza, ma non hanno visto ancora niente, perché la disobbedienza che Luigi De Magistris è l'atto di ribellione di fronte all'illegalità formale dell'ordine costituito, che io, insieme a chi vorrà venire con me, che se non viene nessuno ci vado anche da solo, metterò in campo, perché queste ingiustizie sono carne che i cittadini napoletani vivono ogni giorno e la scaricano su di noi, perché noi abbiamo fatto una campagna elettorale e soprattutto io, ma anche voi tutti, che non è stata una campagna elettorale dei clic e dei mi piace, amiche e amici, consigliere, è stato un corpo a corpo, dopo 5 anni come un corpo a corpo, con letture dei giornali del sindaco isolato, dell'amministrazione, ma che isolato? Che io mi sono permesso in questo mese finalmente di uscire dai confini napoletani, perché erano 9 mesi che non andavo fuori, che quando andiamo in qualche posto ci accolgono quasi come se fossimo un'anomalia, ma bella, ma come avete fatto? Sì, ma cioè è una cosa che non è il sindaco che vince, è evidentemente una popolazione che ci ha creduto. Vogliamo credere che il sindaco è stato eletto solamente dalla sinistra, ma chi ci crede a sta storia? Allora io oggi devo prendere un impegno che se io sono il sindaco di tutti devo provare anche a trovare una sintesi ed evitare strappi, che nei prossimi 5 anni ci sia effettivamente solamente una prova muscolare tra maggioranza e opposizione, o men che mai mi auguro prove anche, non dico muscolare l'abbraccio di ferro, magari che ditine all'interno della stessa maggioranza, cioè voliamo un po' alto, perché guardate che la sfida di Napoli, aver dichiarato conflitto politico a chi vuole distruggere le comunità, perché non è insipienza quello che accade in Parlamento, sono scelte assolutamente strategiche, perché la democrazia di prossimità, le autonomie locali, il potere al popolo, la sovranità popolare, la diffusione delle energie che si sprigionano, fa paura al potere costituito. Allora per fare questo noi dobbiamo essere credibili, dobbiamo essere forti e dobbiamo essere capaci. Poi ha fatto bene l'assessore Palma a ricordarlo, che è una cosa veramente sconvolgente. Visto che si parla ancora e la città è ancora circondata da commissariamenti, attenzione, questi sono un po' come i fantasmi che si materializzano da un momento all'altro, cioè noi siamo ancora pieni di commissariamenti e non dimentichiamoci come hanno cercato di commissariare, noi paghiamo i commissariamenti, ecco perché la battaglia di Napoli è anche una battaglia dei poteri ordinari. Cioè noi ancora paghiamo, se oggi paghiamo l'emergenza rifiuti è perché si fece la scelta di commissariare. E vi ricordate che si diceva si deve commissariare così risolviamo il problema dei rifiuti? Signor no, quella era la logica invece per perpetrare condotte assolutamente illecite, condotte delle nefandezze. Noi ancora oggi paghiamo i commissariamenti post terremoto. Quindi noi pensate che carico ci siamo
messi sulle spalle. Allora oggi questa manovra non è una manovra che pagheranno i figli dei nostri figli nel 2022. Guardate, io credo che questa amministrazione ha messo in campo un metodo che è sicuramente di trasparenza, di correttezza, di giustizia sociale, di lotta alle disuguaglianze, e noi se abbiamo deciso di ricandidarci è perché vogliamo continuare il lavoro che abbiamo messo in campo, proprio perché siamo persuasi che c'è ancora tanto che si deve fare e siamo persuasi che tutto ciò che andremo a costruire, dal bilancio alle altre delibere, devono essere costruite insieme al contributo innanzitutto di chi è stato democraticamente eletto a rappresentare la città, quindi consiglieri comunali, ma non dimentichiamoci le municipalità, come anche sono state ricordate, che non sono il luogo in cui si va a accontentare Tizio Caio, ma forse sono i luoghi dove ancora di più rispetto a qua dentro c'è il bisogno di prossimità, e poi l'impegno che abbiamo preso di quella vera democrazia partecipativa che non è più solo l'ascolto dei cittadini, perché noi di ascolto, devo dire la verità, ne facciamo tanto, ma quello di dare anche forza deliberante e vincolante a chi vive ogni giorno proprio quelle sofferenze dei patti di stabilità. Da questo punto di vista ci ho tenuto a prendere la parola sin da oggi per dare questa garanzia sul metodo, ma anche quello di sottolineare come in questi anni, se si è raggiunto un obiettivo di questo tipo, l'assessore Palma ha parlato di miracolo, miracolo forse diciamo è un termine che non si usa tanto in politica, ma il senso è quello, cioè oggi noi abbiamo retto, consolidato una macchina cittadina complessiva che era morta e oggi noi abbiamo, consiglieri, ve lo voglio consegnare questo dato, un livello di credibilità istituzionale, politica, amministrativa e cittadina a ogni livello. Le delibere innovative del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale vengono analizzate nei municipi di Barcellona, di Berlino e di altre città italiane. Oggi l'esperienza napoletana viene vista come un'esperienza coraggiosa e innovativa. Oggi Napoli non è seconda a nessuno. Napoli non è come le foreste, diciamo, delle Dolomiti a livello di pulizia, non sarà come Berlino e Ginevra, ma non possiamo prendere lezioni da nessuno, perché se andiamo a vedere quello che sta accadendo nelle altre città e soprattutto sul tema dell'etica, noi siamo convinti, fermo restando che ci possiamo nella vita sempre, come dire, migliorare se ci sono delle cose che non vanno, ma sotto il profilo dell'etica e non tanto della legalità formale, ma soprattutto della giustizia costituzionale, del diritto e della capacità di leggere le norme al passo con i bisogni della gente, io credo che questa amministrazione, questa maggioranza e questa città rappresenta un punto di riferimento che viene guardata con grande attenzione. Quindi noi non consentiremo a nessuno di soffocare questa esperienza e siccome siamo convinti che i principali soffocatori e drenanti di ossigeno non si trovano in quest'Aula, compresi i consiglieri dell'opposizione, ma si trovano oggi a Roma. Quindi noi faremo la parte nostra e ci auguriamo anche di chi oggi è entrato per la prima volta in questo Consiglio Comunale, che ha una forza parlamentare significativa nel Parlamento della Repubblica Italiana, ci aiuti in questa battaglia contro i commissariamenti, contro le politiche di soffocamento, contro l'austerità. E l'altro giorno a un dibattito davanti a tanti studenti che era presente l'assessore del Comune di Torino, ho lanciato un appello: facciamo l'unità dei sindaci che dicono no al patto di stabilità, al pareggio di bilancio, alle logiche di austerità. No! Si disobbedisce, si dice no e non si fa. Se lo fa solo il sindaco di Napoli, chiaramente diventa un bersaglio. Lo faremo da soli, l'abbiamo fatto con le maestre, lo continueremo a fare. Visto che si apre, chiudo, una grande campagna referendaria, noi dobbiamo dimostrare che la Costituzione vive attraverso le condotte corporee di ognuno di noi, quindi vive anche attraverso gli atti del sindaco, vive attraverso gli atti della giunta, vive attraverso gli atti del consiglio comunale. Dobbiamo dimostrare che nelle gerarchie delle fonti il diritto è innanzitutto liberazione prima che oppressione e che il diritto deve garantire i servizi essenziali. Se c'è qualche legge ordinaria che non ci consente di avere scuole efficienti,
di non avere il diritto alla salute garantito, di non avere un trasporto eccellente, noi di fronte non possiamo dire ad impossibile animo tenetur, vuol dire che metteremo in campo tutti gli atti necessari perché la Costituzione viva. E quello che io dico ogni giorno è la prima firma sarà quella del sindaco di Napoli, costi quel che costi, perché noi non andiamo a difendere niente, non dobbiamo difendere posti, non dobbiamo difendere interessi, abbiamo dimostrato che ci siamo dati completamente, anima, corpo, cuore, mente, salute a questa città. Quindi questa battaglia la porteremo fino in fondo, corpo a corpo continueremo e la vinceremo, perché in Italia la maggioranza degli italiani sono stufi di queste politiche oligarchiche, centraliste, neautoritarie che pensano solo ai fatti loro, un paese dilaniato dalla questione morale e qualcuno me ne fa l'etica al sindaco di Napoli. Cara, spulciatemi come un calzino, l'hanno già fatto 20 anni nella mia vita, non troverete niente, troverete solo che la politica ci ha anche fatto dimagrire, cari consiglieri, che poi in fin dei conti, qua veramente si è tuo sangue, il caldo e tutto, quindi noi abbiamo la forza esattamente per andare avanti. L'impegno che prendo oggi, che il metodo da oggi ma soprattutto da settembre, perché oggi è un po' necessità, sarà completamente diverso, e se non manterrò questo metodo avrete la ragione di criticare duramente non gli assessori, criticherete il sindaco perché non è stato in grado di far rispettare un metodo di cui oggi mi faccio garante. Grazie. Bene, ringrazio il sindaco.